Giuseppe De Bonafini. Nostra ospite è presidente dell'Associazione Madri di Plaza De Mayo di Buenos Aires. Benvenuta signora, benvenuta di essere e grazie di essere qua con noi, grazie infinite. Non poteva esserci introduzione migliore a questo incontro perché è per noi un grande onore poter ospitare in questa sala uno dei simboli più rappresentativi della lotta verso l'oppressione e l'ingiustizia. Nella tormentata storia dell'Argentina, il 24 marzo del 1976 segnò uno dei punti più drammatici della sua storia. Il colpo di Stato militare fu la premessa per 7 anni di una violenza dei diritti umani senza precedenti. Di fronte alla ferocia della dittatura, le donne di Plaza de Mayo trovarono la forza e il coraggio per non rinunciare al diritto alla verità. Fu un movimento inarrestabile. All'inizio erano solo 14 donne disperate che con coraggio affrontavano tribunali, questure e carceri. Ma come ebbe a dire una di loro, la ferocia del nemico ci diede la forza per fronteggiarlo. E con la forza arrivò il sostegno e la partecipazione di altre donne, spesso non più giovani, che affrontavano per la prima volta i rischi di una battaglia dagli esiti incerti. Una battaglia che per tutti i suoi 27 anni si è via via caricata di aspirazioni tali da farne un baluardo verso tutte le vittime delle persecuzioni politiche. Sarebbe sbagliato considerare l'attività delle madri come quello qualcosa di legato al passato. In realtà il loro sguardo, la loro attività quotidiana continua a guardare al futuro fino a che tutti i 30.000 scomparsi non ottengono la giustizia che è stata fino ad oggi loro negata. Per questo il loro operare ha finito per abbracciare il più generale tema dei diritti civili e delle popolazioni oppresse in generale. Essere oggi una madre della Plaza de Mayo significa sfidare la paura, portando il tratto distintivo della maternità fuori dal privato, sfidando convenzioni e pregiudizi sul ruolo stesso della donna. Forti del fazzoletto bianco che si annodavano sotto il mento e delle foto dei loro cari appese al petto, fecero della maternità un collante che superava il proprio privato dolore per stringere in un immenso, collettivo abbraccio tutti quei 300.000 oppositori, quei 30.000 oppositori, in gran parte giovani, inghiottiti dal buco nero della storia. Proprio sul significato di essere madri, la nostra ospite Ebe De Bonafini disse: tutti vogliono sapere cosa abbiamo dentro. Abbiamo dentro 27 anni di lotta. Non abbiamo mai mancato un giovedì in piazza e ogni giovedì è l'unico e il migliore. Questo vuol dire essere madri. Sono parole che nella loro semplicità e nella loro forza esprimono non solo il carattere del movimento, ma anche la gioia e l'onore che proviamo ad ospitare questa grande donna argentina, terra alla quale ci legano molti profondi rapporti dalle più lontane stagioni dell'emigrazione italiana. La provincia avvicina l'associazione e abbraccia le madri di Plaza de Mayo, donne tenaci, coraggiose e indomite
che hanno dedicato tutta la vita all'impegno incessante di restituire identità, verità e memoria a ognuno delle persone scomparse nel più buio periodo del loro paese, con una battaglia fondamentale per i diritti umani e la democrazia in Argentina e in ogni parte del mondo intero. La provincia di Genova è da sempre fortemente impegnata nella tutela e nell'affermazione dei diritti umani, che non possono prescindere dalla conoscenza e dalla memoria di ciò che è stato per rafforzare la libertà e la democrazia. Per tutte queste ragioni non posso che ringraziare il folto numero delle associazioni e di tutti i singoli che hanno reso possibile, con il concorso delle istituzioni, questo importante appuntamento, e salutare e ringraziare tutti voi per la vostra partecipazione. A Ebe De Bonafini vorrei riservare un grande ideale abbraccio, che stringa anche tutte le altre madri che con lei lavorano, lottano e sperano, e consegnarle questa targa della provincia di Genova a ricordo dell'incontro di oggi, che resterà al di fuori di ogni retorica realmente impresso nei nostri cuori e nelle nostre menti. Grazie.